Buongiorno a tutti. Pur non potendo partecipare fisicamente a questo evento, volevamo comunque essere presenti e portare il nostro contributo, anche perché i temi da voi affrontati della promozione dell'attività fisica e della rigenerazione urbana sono dei temi fondamentali nell'ambito delle nostre strategie di sanità pubblica e sono anche dei temi strettamente interconnessi. L'inattività fisica e la sedentarietà è ormai risaputo, sono tra i principali fattori di rischio delle principali malattie croniche non trasmissibili, questo sia a livello mondiale sia in Italia. Parliamo di malattie cardiovascolari, diabete, malattie respiratorie e tumori. E i determinanti dell'attività fisica sono strettamente collegati all'ambiente che ci circonda, all'urbanizzazione, alla globalizzazione, che stanno trasformando il nostro modo di vivere e di lavorare. Quindi la pianificazione urbanistica è sicuramente uno dei fattori fondamentali e decisivi nella promozione di stili di vita salutari, e questo è stato sancito anche dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, che proprio tra i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile ha evidenziato come uno di questi obiettivi sia proprio quello di rendere le città e le comunità sicure, inclusive, resilienti e sostenibili. Ora, sicuramente ci sono misure come una buona pianificazione dell'assetto urbano, il miglioramento della circolazione urbanistica, la riqualificazione di zone degradate, la creazione di spazi verdi, di piste pedonali, di percorsi ciclabili o di percorsi sicuri casa-scuola, che sono delle misure molto semplici ma anche molto efficaci, sia per quanto riguarda la promozione dell'attività fisica, sia per quanto riguarda la sostenibilità ambientale, sia anche per quanto riguarda proprio la prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili. È stato dimostrato che interventi di rigenerazione urbana incidono positivamente sulla salute, sull'indicatore di salute dei cittadini e contribuiscono a migliorare la qualità della vita nelle città. Le aree verdi hanno effetti benefici sia a livello ambientale sia per la promozione dell'attività fisica, facilitano anche la socializzazione, migliorano l'equilibrio psicofisico e quindi incidono positivamente sulla salute. Quindi come Ministero della Salute già da molto tempo stiamo lavorando sia per modificare lo stile di vita della popolazione sia per creare contesti di vita che siano favorevoli poi all'adozione di stili di vita salutari. Il programma Guadagnare Salute è un programma nato nel 2007 ed è una strategia globale di contrasto a quelli che sono i quattro principali fattori di rischio delle malattie croniche. Parliamo quindi di scorretta alimentazione, attività fisica, fumo e alcol. La novità di questo programma è proprio l'approccio intersettoriale che esso persegue per mettere in atto queste azioni di contrasto e che ci consente di agire sia sullo stile di vita individuale sia sugli ambienti di vita e di lavoro. Questo approccio intersettoriale di Guadagnare Salute che si rifà ai principi delle Health Innovation Policies è stato poi perseguito e ripreso in quello che è il Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018, adesso prorogato al 2019. È un piano importante che ha impegnato tutte le regioni per il raggiungimento di obiettivi a valenza strategica. Tra i macro obiettivi del Piano Nazionale della Prevenzione, il primo è un macro obiettivo più grande, che è quello proprio che mira a ridurre il carico di mortalità e di invalidità legata alle malattie croniche non trasmissibili. E la strategia che viene perseguita nel piano è una strategia intersettoriale, multi-stakeholder, le life course, quindi per accompagnare i cittadini lungo tutto il corso della vita, quindi dalla nascita ancora prima fino all'invecchiamento attivo, e per setting, quindi agire nei contesti dove la salute viene vissuta, dove si vive e si lavora, quindi comunità, luoghi di scuole e luoghi di lavoro. La promozione dell'attività fisica quindi è sicuramente un tema per noi fondamentale, anche se riconosciamo che è un tema complesso che richiede comunque da un lato la leadership del sistema salute, dall'altro richiede necessariamente il coinvolgimento di altri settori, il settore della scuola, il settore dello sport, il settore della pianificazione e della progettazione urbanistica, il settore della finanza. Quindi è necessario un approccio intersettoriale, quindi lavorare tutti insieme per mettere in atto interventi strutturati e coordinati che abbiano proprio il fine di diffondere la cultura dell'importanza di una vita attiva nella popolazione generale, ma anche e soprattutto quelle che sono le fasce più deboli, quindi nei ceti socio-economicamente più svantaggiati.
Ora, un punto importante è proprio perché abbiamo riconosciuto che questi due temi sono così strettamente interconnessi, quindi la progettazione urbana, la rigenerazione urbana, l'attività fisica, è proprio perché incidono in maniera così forte sulla salute dei cittadini, come Ministero della Salute abbiamo deciso ultimamente di istituire presso la nostra Direzione Generale della Prevenzione un tavolo tecnico che abbiamo definito tavolo di lavoro sull'urban health, che vede coinvolti proprio i principali stakeholder attualmente in campo. Questo tavolo avrà l'obiettivo di produrre un documento di indirizzo che mira a ottimizzare quelle che sono le politiche di pianificazione urbanistica in un'ottica di sanità pubblica, con particolare riferimento alla promozione di stili di vita salutari e alla promozione della salute. Quindi l'obiettivo è quello di creare un nuovo sistema tra le diverse competenze, tra pianificatori e urbanisti, tra salute pubblica e decisori, affinché collaborino con un approccio intersettoriale integrato proprio per attuare quelle modifiche, quegli accorgimenti che vadano a ottimizzare le politiche di pianificazione e progettazione urbanistica in un'ottica di salute pubblica. A sottolineare sempre l'importanza che è la promozione dell'attività fisica per il Ministero della Salute, abbiamo istituito anche un altro tavolo di lavoro, della quale tra l'altro la Unione Italiana Sport per Tutti è uno dei componenti, che è il tavolo di lavoro per promuovere un documento di indirizzo sulla promozione dell'attività fisica. L'obiettivo è quello di creare un documento di indirizzo rivolto alla popolazione generale, ma anche a specifiche fasce d'età e a particolari condizioni fisiologiche e fisiopatologiche. Quindi pensiamo per esempio all'importanza di praticare attività fisica per la donna in gravidanza, per l'anziano, ma anche per l'anziano fragile. E questo è ancora più importante alla luce dei nuovi LEA, dei livelli essenziali di assistenza, dove proprio in un'area dei LEA è stata inserita la promozione dell'attività fisica attraverso il counseling individuale quale prestazione esigibile da parte dei cittadini. Questo documento chiaramente vuole essere un documento a disposizione dei vari stakeholder che intervengono nel campo dell'attività fisica e quindi dei vari operatori sanitari e non sanitari, sia per delineare competenze e ruoli, sia anche per identificare una nuova modalità di progettuare e di attuare interventi efficaci per la promozione della salute, tenendo conto proprio che i diversi modi, le diverse intensità nei quali l'attività fisica può essere esplicata sono molteplici e diversi. Quindi diciamo che sicuramente i temi affrontati da voi oggi nell'ambito di questo evento sono dei temi fondamentali nell'ottica della sanità pubblica e per noi occupano un ruolo importante. L'approccio intersettoriale, che è un approccio che stiamo ormai perseguendo da molti anni, è sicuramente la strada, possiamo dire, vincente, che ci aiuta a raggiungere determinati appunto gli obiettivi che ci siamo prefissati. È importante continuare a collaborare, a cooperare proprio per far capire che tutte le politiche, alla fine non solo quelle salutari, impattano sulla salute dei cittadini. Detto questo, vi auguro buon lavoro e buon proseguimento.